Allora, abbiamo perso il cavalluccio, c'era una zona corrotta che non abbiamo liberato. Abbiamo scoperto anche una nuova macchina che è il toro. Cioè, non si può, queste macchine proprio veramente. Campo dei bambini, due denti. Benissimo. Si preannuncia veramente la vendetta dei Nora. Due denti proprio, è tutto un programma. Allora, fatemi prendere un po' de medicine perché le macchine ci hanno veramente sfiancato, come dire. Allora, questo campo suppongo che lo dobbiamo liberare, giusto? Scopriamo la mappa. Piove. Piove. Non dire una delle solite cavolate tue, per favore, che non c'è bisogno in questo momento. No, dobbiamo liberare queste zone corrotte, eh? Intanto. Beh, sono in buona parte impermeabile. Sì, beh, ringraziami che, cioè, ti ho comprato anche il vestitino nuovo, Aloy, cioè, posso dire. Siamo un po' più riparati anche dai danni. Pigliamo robe. Sì, però con leggiadria, Aloy, non ci vuoi mettere 3 secoli per fare queste cose. Cioè, un po' più di leggiadria, per favore. Forse questo che abbiamo adesso non è l'abito adatto in montagna, eh? Avrà freddo, Aloy? Boh. Rumori di battaglia. Qualcosa ha attaccato il forte dei Karja. Dio, qualcosa che. Oddio, che. No, ma dai. C'è una macchina. Ho visto una macchina. Un corruttore. Vada. Allora, no, aspetta. Questo che cosa è? Al fuoco. Ok. Sono, vedete? Sì. Ma oh, che liscio, maledetto. Dannato. Ma perché, maledizione? Perché? Sti lisci maledetti malefici. Ma ha visto? Attenzione, ma ha visto? Addio sorpresa. Non mi posso neanche difendere. Attenzione, attenzione, mi attaccano, mi attaccano. Vai via, ragazza, queste Ma come facce vai via? sono Fatemi pericolose. entrare! Fatemi entrare, maledetti! Non mi fanno entrare. Cioè, non si può. Porca puzzola! Cos'è questo? Aiuto! Damosi, damosi, Aloy, damosi, non è il caso, non è il caso. Qui ingaggiamo una lotta senza. Oddio, guarda questo, ma che è? Damosi, 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 guarda, questo salta come un paguro. Via, 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 via. Damose, damose. Villeggiatria, là. Ok. Scappiamo, scappiamo. Vedi che mi seguono prima qua fuori. Uff. Allora, qua tocca studiarsela, eh. Attenzione, posso salire in alto? Ah, posso salire, meno male, meno quello. Ma mo stanno giù questi maledetti. De qua? Li acchiappiamo da qui? Sì. Dai, Aloy. Porca puzzola, come ci corrompono però. No, no, stiamo a morire, attenzione. Fa tutti questi versi però, fa il favore. Brutta zona, brutta zona. Allora, riproviamo. Accucciate qua. Non vedo una ceppa poi tra le altre cose. Allora, vorrei usare. Sì. Ok.
Questo pure è vulnerabile al fuoco. No, Damose, Damose. Vedi come lancia robe questa. Oh, ma che è? Sia calma, per cortesia. Damose, Damose. Presa? Avviciniamoci con cautela. Non ho ancora capito come si rilascia per non far scoccare la freccia, quindi... Damose, via. Allora, penso che per cavarmela io debba fare questi... avvalermi di questi trucchetti... da nabba. No, non munizioni, ma porca puzzola, ma dai, no, questi momenti critici. Se riuscissi a colpire, porca puzzola, via 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 via, Damose, 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 Damose. Ma dimmi di che mi tocca Fao. Non vedo una ceppa. Ma vai morì maledetto. Ammazza quanto sei tosto. Oh. Via. Mi lancia una corruzione. Attenzione, mi lancia una corruzione. Dai un po', ma mica ci potremmo stare una vita qui, mamma mia. Macchine maledette. Cos'è? Non vedo una ceppa. No, manco presa. Via. Sì, qualcosa ho preso. Non si sa che, ma ho preso qualcosa. Attenzione, ho preso qualcosa. Via. Attenzione, via, 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 via. Ma porca puzzola, ma te vuoi toglie? Mannaggia la miseria, Loi. Ma mali mortacci, straccia, oh. Ma te vuoi incastrare in questi momenti? No, che cos'è? Io lo so, che cos'è? Quello poi si è spinto fino a qua. Ma te te rendi conto? Se riuscissi a togliere da mezzo sto maledetto. Niente, non l'acchiappo, non l'acchiappo. La vedetta è quasi morta. Damose, Aloy, Damose, per favore, scappa, corri, muovite. Allora, qualcosa è quasi morto qui. Chi è? È proprio lui. Porca puzzola! Te lo dico in amicizia, te ne devi andare a fa' l'ovo. No, munizioni. È morto, dai, è così. Ok, questo è morto. Ecco, sta bobina la possiamo prendere perché la borsa... Devo stare nascosta. Sì, l'abbiamo ampliata tutta e... Adesso non posso più prendere niente. Allora, mancano queste microcaccole. Ecco, mosso è mosso. Dai così. Damose, attenzione.
Ne manca uno. Che è una vedetta, se non sbaglio. Penso che ce n'è. Villeggiatria. Se voi la tenete occupata. Per ricarica! Dai! Dai, è così. Il sole ti ha davvero illuminato la giornata! Non no. È stato il sole a rischiare la pelle. Esatto. Siamo state noi, come dire. Raccogliamo robe, Aloy. Andiamo a sentire le cavolate che ci hanno dati questi, va? Ok. Ragazza, avvicinati! Allora! Volete aprirmi la porta o no? Sentito? Aprite le porte e informate il capitano Balan. Dove sei diretta, ragazza? A ovest, a meridiana. Aprite le porte. La via delle rocce spaccate non è semplice, persino nei giorni d'oro. È meglio se vai a parlare col capitano Balan. È arrivato da meridiana da poco. Lo troverai al forte, su un balcone a sinistra che dà sulla valle. Bene, grazie. Siamo noi a doverti ringraziare per esserti occupata delle macchine. Cammina nella luce. Sì, grazie. Che vuol dire? Mi devo mettere sotto le lampade? Vabbè, sto scherzando. Ok, allora. Andiamo su. Qui c'è un altro falò. Lo accendiamo. La città del sole. Non ci dimentichiamo però che noi dobbiamo andare ancora da Varlesuna. De là era. Vabbè, mo praticamente dobbiamo andare qua. Allora, di qua quindi. Ma andiamo a dare un'occhiata qua sopra, tanto per vedere. Salve. Bravissimi, sono attenti quando passiamo noi, mi raccomando, eh. C'è un'altra missione secondaria, attenzione, c'è un mercante. Bello riposare i piedi. Ve? Spero che la tregua dura. Salve, come va? Di uccidere altri carci. Diamo solo un'occhiata, giusto per. Brutto posto questo, molto stile e il trono di spade, come dire. Winter is coming. Pare di sì. Da beve mai? Niente, eh? Una birretta a noi, niente. Vabbè, l'ho detto. E allora damo se giù. Dovrei essere là fuori a combattere macchine, non qui a passeggiare. Attenzione, c'è qualcosa qui. Vedi, vedi che girare serve? Cos'è questa? Lo squilibrio. Per leggere il taccuino. I taccuini ce ne abbiamo tanti, eh. Ne ho trovati anche punti dati. Queste sono le registrazioni, va bene. Punti dati olografici. Quale sarà quello che abbiamo preso adesso? Eccolo. Punti dati testuali mondo. La pubblicazione della corrispondenza privata degli Xialau suscita il timore di licenziamenti e deportazioni di massa. Shanghai 4 luglio 2062, il gruppo di hacker Idiot Army ha pubblicato circa un terabyte di corrispondenza privata della Xialau e Lunar Resources Inc., scatenando voci sul fatto che la società di estrazione lunare con sede a Shanghai si stia preparando un corposo ridimensionamento. La ragguardevole flotta robotica da guerra e i salari competitivi della Xielau hanno attirato l'attenzione dei giovani professionisti anglofoni nella metà degli anni 2050, ma la fuga di dati suggerisce che il crescente ricorso dell'automazione da parte della società possa aver reso la sua forza lavoro umana obsoleta. La corrispondenza tratta ripetutamente dei potenziali costi per il trasferimento del personale in esubero, suggerendo che qualora si verificasse un licenziamento di massa, gli ex impiegati della Xielau perderebbero la cittadinanza cinese garantita dal loro impiego. I cinesi stanno dappertutto ormai, proprio. Ok. Neve, bianca come ossa. Che immagine cupa.
Ho da fare, Nora. Se hai bisogno, parla col capitano Balan, al parapetto vicino al mercato. Ah, quindi era lui? Eccolo là. Scusi, è lei il capitano? Capitano Balan, ho delle domande per te. La prima su una donna Nora che potrebbe essere passata di qui. La seconda sulla strada per Meridiana. Che cosa dovrai aspettarmi? Beh, di sicuro c'è stata un'altra Nora, me la ricordo bene. Ha provocato un incidente. Quanto a cosa aspettarti sulla strada? Niente di buono. Sempre più macchine. E gli esploratori ne hanno viste anche di corrotte. Sarà dura difendersi. Resta sui sentieri, sono i più sicuri. Ma dopo quello che hai fatto alla porta, dubito che ti spaventi. Buon per te. Potrei approfittarne se non ti dispiace fare un salto a est. Non dovrei chiederti un altro favore dopo ciò che hai fatto, ma posso darti delle risposte se hai bisogno di sapere qualcosa sul dominio. Favore? Che tipo di favore, mi scusi, eh? Che cosa ti serve? Ho spedito diverse pattuglie a est per controllare le macchine corrotte. Hanno tutte confermato le mie paure, così ho chiuso le porte. Ma sembra che ci siamo dimenticati di qualcuno nel farlo. Walid, dille tutto. Ci hanno attaccato vicino a un villaggio Nora abbandonato, signore. La Kira ha detto di ritirarci, ma poi ho perso di vista gli altri. Hai mai visto una donna Nora, soldato? Mostra rispetto, parla con lei, non con me. Per la Kira è importante tornare a fare rapporto, e così ho fatto. Mi dispiace averli lasciati indietro. Le porte sono di nuovo aperte. Manderò qualcuno a cercarli. E perché no? La strada per Meridiana, domanda sul dominio di Gargia, vedrò se ha visto i due uomini. Non possono pensarci i tuoi agli uomini scomparsi. Walid, per esempio. Molti Nora non vedono di buon occhio le armature dei Gargia. Ufficialmente è un rischio mandare pattuglie vicino alla Terra Sacra. Non voglio ripetere l'errore, ma per te avvicinarti non sarà un problema. Accetta. Cosa hai detto, soldato? Niente, signore. Domanda sul dominio dei Gargia. Ah, Torre Giorno, Gargia in Ora, Meridiana. Che posto è questo? Torre Giorno segna il confine orientale dei Gargia. Una sorta di stazione di sosta. Con una pessima reputazione tra la tua gente. Durante il regno dell'ultimo Re Sole, molti Nora furono catturati. Per poi essere portati a Meridiana. E sacrificati. Ma ora è passato. Il Re Sole Avad mi ha incaricato di garantire che i Gargia di questo avamposto rispettino i Nora. Com'è la situazione fra la vostra tribù e i Nora adesso? Il Re Sole vuole la pace. E così le matriarche, pare. Ma questo è molto difficile. Sono tribù orgogliose. Io devo assicurarmi che non ci siano provocazioni dal dominio. Soprattutto ora che... Beh... La tua gente deve riprendersi da questo attacco. E Meridiana? Com'è Meridiana? È un posto diverso, una città viva. Niente in confronto al regime del Re Sole Jiran. Il nuovo re Avad ha fatto il possibile per garantirlo. Ha abolito la schiavitù. E c'è il Cerchio del Sole, una nuova alleanza con gli Oseram. Ora è un monumento ai caduti. Gli Oseram. Così Gargia e gli Oseram sono alleati? Dura a credersi, ma è così. Il Re Sole Folle Jiran li ha tormentati per anni. Avad li ha portati dalla sua. Con una mano, certo. Ersa ed Erendr l'hanno aiutato. Due fratelli Oseram eccezionali. Hanno liberato Meridiana. Ho marciato con loro. Ho scalato il versante nord con i miei. Ho preso il Tempio del Sole. E ho messo in fuga Geppi e sacerdoti di Jiran. Ora si vedono molti Oseram in città. E si sentono perché litigano spesso. E Re Sole Avad? Mi sembra di capire che approvi il nuovo Re Sole. È stato scelto dal Sole. E dopo 10 anni di guerra al dominio serve una luce tenue, non abbagliante. Il Re Sole Jiran prediligeva la violenza. Per il Re Sole Avad è l'ultima scelta. Chi lo denigra lo sa. C'è chi dice che sia un debole. No. La pace è forza, come dimostra il sole. Dunque, andiamo indietro. Domande sul dominio di Gargia, no? Olin, Olin ci interessa a noi. Un Oseram di nome Olin è passato di qui? 2 volte. Era nella delegazione reale per i Nora.
Sono andati e venuti da qui. Hanno riferito di un feroce attacco al vostro popolo. Le mie condoglianze. Sai dove si trova Olin adesso? Non saprei, ma si dirigeva a Meridiana, ne sono certo. Vanno tutti a Meridiana. Sta Meridiana, tocca andarci pure a noi. E la strada per Meridiana, quindi dici a questo punto. C'è qualcos'altro che puoi dirmi sulla strada per Meridiana? Il re Sole Avad ha investito molte risorse per renderla sicura. Ma il Sole lo sa, è stato più difficile mantenere la pace che affrontare la guerra. Le macchine sono sempre più pericolose. Aggiungici i banditi e i nuovi episodi di corruzione. Ci stiamo facendo in quattro con avamposti come questo. Quanto alle altre zone, beh, non ti garantisco nulla. Vabbè, su questo l'abbiamo domandato. Allora, vedrò se avvistiamo i tuoi uomini, va? Vedrò che posso fare con chi è scomparso. Te ne sarei grato, ma non quanto Walid. Capito, sciocco? L'hai scampata. Ok, in terra straniera, nuova commissione, perfetto. Abbiamo una commissione in più. Allora, a questo punto io... Freddo, vero? Abbastanza, non c'è quello che nevica. Io andrei a questo punto, prima di proseguire con questa storia, penso che ci porti a Meridiana, vorrei fare la missione, cioè vorrei raggiungere, ecco, Suna e Varl. Ma vaffanculo, la mappa. Che stanno da tutt'altra parte, tra le altre cose. Posso dire, Eghi Rossi. Sì, penso proprio che farò così. E poi proseguiamo per raggiungere, penso, questo punto Meridiana. Ora sopravvivranno. Lo fanno sempre.